Ciao a tutti zuppini e zuppine, benvenuti o ben ritrovati sul mio canale. In questo video vedremo insieme come realizzare uno dei personaggi del manga giapponese Wedding Peach, il simpaticissimo Jama P. Questo video è in collaborazione con il canale Lilletta Eli. Sul suo canale ci propone ogni settimana il video riassunto in chiave ironica di uno dei cartoni animati della nostra infanzia. Quindi se non sapete chi è Jama P e il cartone animato Wedding Peach, mi raccomando fate un salto sul suo canale e scoprirete tutto. Detto questo vi lascio al tutorial, noi ci vediamo nel prossimo video, un bacio a tutti e alla prossima, ciao ciao! Per il corpo cominciamo con un anello magico di 6 maglie basse. Terminato il giro, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio del giro e continuiamo a lavorare 2 maglie basse su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro di 12 maglie basse, continuiamo lavorando una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro con 24 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento, 3 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse, un aumento, 4 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 36 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 36 maglie basse, continuiamo lavorando 5 maglie basse, un aumento, 5 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse, continuiamo con 6 maglie basse, un aumento, 6 maglie basse, un aumento, fino alla fine del giro per un totale di 48 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 48 maglie basse, continuiamo lavorando 48 maglie basse per i prossimi 10 giri. A questo punto, terminati i 10 giri di 48 maglie basse, cominciamo le diminuzioni. Quindi realizziamo 6 maglie basse, una diminuzione, 6 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 42 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 42 maglie basse, continuiamo realizzando 5 maglie basse, una diminuzione, 5 maglie basse, una diminuzione, per un totale di 36 maglie basse nel giro. Arrivati alla fine del giro, continuiamo con 4 maglie basse, una diminuzione, 4 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 30 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 30 maglie basse, a questo punto possiamo cominciare a imbottire il lavoro. Dopo aver imbottito il lavoro, continuiamo a lavorare con 3 maglie basse, una diminuzione, 3 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse nel giro. Terminato il giro, ricominciamo con 2 maglie basse, una diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione, una maglia bassa, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro.
Terminato il giro con 12 maglie basse, non ci rimane altro che eseguire l'ultimo giro dove realizzeremo 6 diminuzioni per un totale di 6 maglie basse nel giro. Terminato il giro con le 6 diminuzioni, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Il forellino rimasto chiudiamo con un ago e il filo. Per le orecchie avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Utilizziamo un filo di diverso colore per segnare l'inizio del giro. E continuiamo con 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, ripetiamo 12 maglie basse per i prossimi 2 giri. Ripetuti i 2 giri di 12 maglie basse, a questo punto continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 18 maglie basse, ripetiamo 18 maglie basse. Arrivati alla fine del giro, continuiamo con 2 maglie basse. Un aumento, 2 maglie basse, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 24 maglie basse. Arrivati alla fine del giro possiamo appianare il nostro lavoro con 2 maglie bassissime, tagliare il filo e chiudere il lavoro. Per il braccio avviamo 15 catenelle. Aggiungiamo 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta. Contiamo 1, 2, 3 e sulla quarta catenella andiamo a realizzare 5 maglie alte, tutte nello stesso punto, quindi 1, 2, 3. E 5. Terminate le maglie alte, realizziamo 2 maglie bassissime sull'ultima maglia alta realizzata per raggiungere la base dove abbiamo realizzato tutte le maglie alte. 1 e 2. E continuiamo realizzando una maglia bassissima su ogni catenella fino alla fine della riga. Questo è il risultato. A questo punto chiudiamo il nostro archetto in questo modo, quindi pieghiamo il lato destro e il lato sinistro, cuciamo con ago e filo in modo da formare un piccolo pugno. Thank you.
Per i capelli avviamo un anello magico. Realizziamo una catenella per tenerlo fermo. Continuiamo con 5 catenelle. Aggiungiamo altre 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta, 1, 2 e 3. Contiamo 1, 2, 3, 4 e sulla quinta catenella realizziamo una maglia alta. Continuiamo con una mezza maglia alta nella catenella a fianco. Un'altra mezza maglia alta nella catenella a fianco. Una maglia bassa nella catenella a fianco. E una maglia bassa dentro il cerchio magico. Ripetiamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Aggiungiamo 3 catenelle che sostituiranno la prima maglia alta. Contiamo 1, 2, 3, 4. Sulla quinta catenella realizziamo una maglia alta. Nella catenella successiva realizziamo una mezza maglia alta. Nella catenella successiva realizziamo un'altra mezza maglia alta. Nella catenella successiva realizziamo una maglia bassa. A questo punto maglia bassa dentro il cerchio magico. Ripetiamo questo procedimento per altre 4 volte. Realizzato altre 4 volte, a questo punto tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio il nostro anello magico. Chiudiamo il lavoro con una maglia bassissima e a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. La zampetta avviamo un anello magico di 6 maglie basse. Realizzate le 6 maglie basse, tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Con un filo di diverso colore segniamo l'inizio del giro e a questo punto continuiamo con una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa, un aumento fino alla fine del giro per un totale di 9 maglie basse. Terminato il giro con 9 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa e un aumento per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 12 maglie basse. Arrivati alla fine del giro, ripetiamo 12 maglie basse. Continuiamo a lavorare con 2 maglie basse, un aumento per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 15 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 15 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, un aumento per 3 volte. I restanti punti li lavoriamo come si presentano per un totale di 18 maglie basse nel giro.
Arrivati alla fine del giro con 18 maglie basse, ripetiamo 18 maglie basse per i prossimi 8 giri. Terminati gli 8 giri di 18 maglie basse, a questo punto imbottiamo il nostro lavoro. Continuiamo a lavorare con una maglia bassa e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro con 12 maglie basse, ricominciamo il giro ed eseguiamo 6 diminuzioni per un totale di 6 maglie basse nel giro. Terminato il giro con le 6 diminuzioni, a questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Il forellino rimanente lo possiamo chiudere con ago e filo. Per la codina avviamo 20 catenelle. Realizzate le 20 catenelle, possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.